Buongiorno a tutti voi. Leggiamo insieme da Giovanni capitolo 8, versetto 31. Gesù allora disse: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli». E ancora Seconda Tessalonicesi capitolo 1, versetto 12. «Che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi». È fallito il cristianesimo? Da più di 2000 anni l'insegnamento della Bibbia ha ispirato un buon numero di leggi atte a creare un ambiente giusto e armonioso per la vita di società. Purtroppo queste leggi sono sovente ignorate o trasgredite. L'ingiustizia sociale, la violenza, l'immoralità sono i tratti dominanti della nostra società. I paesi cristianizzati danno un pessimo esempio alle altre nazioni. Peggio ancora, oggi certe nuove leggi addirittura autorizzano comportamenti che Dio disapprova. Vedendo che il male ha sovente il sopravvento sul bene, dobbiamo concludere che il cristianesimo abbia fallito? No, non è l'insegnamento di Cristo che ha fallito, sono le persone. Nel loro insieme, anche se si dicono cristiani, non hanno veramente creduto al Signore né tantomeno vissuto il suo insegnamento. Si dirà forse del bene della morale cristiana, ma di Gesù Cristo, che ne è la sorgente, il modello e la forza, non se ne vuol sapere. Noi che ci dichiariamo cristiani siamo consapevoli che questo nome ci lega a Cristo. Non è sufficiente figurare nel registro dei battesimi di una chiesa. Non sono quelli i libri che saranno consultati quando Dio farà comparire davanti a sé tutti gli uomini per giudicarli. Il libro che sarà aperto è il libro della vita, come è scritto in Apocalisse capitolo 20, versetto 15, che contiene soltanto il nome di tutti i veri credenti, di coloro che sono stati riscattati dal sangue di Cristo. Se il mio nome vi si trova scritto, allora sono responsabile di vivere davvero cristiano, vale a dire seguendo il modello perfetto, e cioè il Signore Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica.